L'abnegazione principale è quella che si esercita al focolare domestico. Pace e bene a tutti quanti voi, care amiche e cari amici telespettatori. Il Signore vi doni la sua forza nel corso di questa giornata, oggi 16 di novembre. Stiamo continuando a prendere in esame, ascoltare, meditare dei pensieri che Padre Pio dedica in modo particolare al tema della famiglia, ai doveri coniugali, ma anche ai doveri di genitore. E oggi è la volta di un piccolo pensiero che ricaviamo da uno scritto di Francesco Morcaldi, intitolato San Giovanni Rotondo nella luce del francescanesimo. Si parla di luce perché dalla spiritualità che anche San Pio ha incarnato deriva a noi una forza, un calore, una luce come quella che ritroviamo vicino al fuoco di un caminetto acceso. In ogni convento, specialmente nella tradizione più antica, esiste un luogo chiamato fuoco comune. Anche qui a San Giovanni Rotondo, proprio così, nelle sere d'inverno, capitava a Padre Pio e ai suoi fratelli di rimanere insieme per qualche momento, vivere e scambiare il dono della fraternità. Padre Pio prende spunto dal focolare domestico, che poi è una caratteristica fondamentale anche della civiltà contadina alla quale lui apparteneva, e dice esattamente così: l'abnegazione principale è quella che si esercita al focolare domestico. Ecco, vuol dire che ogni papà, ogni mamma sente che in casa c'è bisogno di dare il meglio delle proprie energie. Se abbiamo dei carismi, se abbiamo delle risorse, è perché ne possano beneficiare soprattutto i nostri cari, quelli che appartengono alla nostra famiglia e nelle cui vene scorre il nostro stesso sangue. Parlare di focolare oggi potrebbe essere quasi fuori moda, perché siamo tutti portati a scappare via di casa, impegnarci nel mondo del lavoro, fare carriera, fare compere, fare sport, tantissime realtà che riempiono non solo le nostre giornate, ma addirittura ci fanno affogare in un grande affare lungo tutto il corso della settimana e non abbiamo un solo momento da dedicare ai nostri cari. Dal fuoco comune noi solamente da lì, dalla famiglia, possiamo ricavare energia, unità, capacità di ascolto e di dialogo. Abbandonare per un attimo anche le connessioni perpetue, quelle di 24 ore su 24 che ci riducono in schiavitù. Avere la gioia, la bellezza di ritrovarci seduti anche per scambiare semplicemente due parole fra di noi. Questa vicinanza, questa prossimità ci donerà la sicurezza che la nostra famiglia cresce nelle sue possibilità, nelle sue potenzialità, e cresce non soltanto dal punto di vista umano, ma anche e soprattutto dal punto di vista cristiano. L'abnegazione principale è quella che si esercita al focolare domestico. Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a restare qualche volta più volentieri in casa per fare comunione tra di noi. Grazie per avermi ascoltato, pace e bene a tutti quanti voi.